paladino di Francia, quando il sole si alza tu stai già galoppando sulle cime del mondo. Fa freddo, il cavallo è stanco e non hai fatto colazione. È una delle attività più antiche del mondo e contemporaneamente è una delle cose che vanno più di moda oggi. È un meccanismo di intrattenimento fra i più formidabili, ma è anche una noia mortale quando ci tocca studiarlo a scuola. Per alcuni studiosi è addirittura la struttura basilare attraverso cui funziona la nostra mente, quindi è qualcosa di profondamente istintivo. Eppure c'è chi passa una vita a cercare di produrne una senza ottenere risultati soddisfacenti. Si tratta della narrazione, che già solo a trovare una definizione univoca si diventa pazzi. Potremmo definirla come l'attività di raccontare, di produrre storie, di riferire o inventare fatti secondo una determinata logica, che però, nonostante mi occupi da anni dell'argomento, non sono ancora riuscito a identificare in modo oggettivo e granitico. Forse perché narrare fa parte di quel gruppo di parole come gioco. Termini così ampi nelle sfumature di significato e così implicati nella struttura stessa del nostro linguaggio da sfuggire a una categorizzazione più specifica. Una cosa però è certa. La narrazione è al centro di libri, film, fumetti e videogiochi, ma anche fotografie, quadri e pubblicità narrano. Senza narrazione non possiamo fare gossip, non riusciamo a raccontare barzellette, non possiamo esporre fatti storici o biografie. Basti pensare all'enorme successo che ha l'espressione inglese storytelling, che so che fa storcere il naso a molti di voi, ma mettetevi l'anima in pace. Al di là dell'odio per i termini stranieri e per le mode mediatiche, fotografa molto bene l'enorme importanza che ha per noi la capacità di raccontare storie, che viene utilizzata per divertire, per vendere, per argomentare, per insegnare. Insomma, che ci piaccia o no, siamo immersi nelle narrazioni e le usiamo ogni giorno. E per fortuna qualcuno si è accorto che si tratta di meccanismi potenti e che devono essere padroneggiati da tutti. Ma qui a Verbamanent, per il momento, non si parla ancora di storytelling. Mai dire mai, eh? Perché più che la storia delle storie, ci interessa la storia delle parole. E quindi ecco la fatidica domanda. Da dove arriva il termine narrazione? Come è arrivato fino a noi? E che stratificazioni si porta dietro? Beh, il nostro viaggio comincia in territori già noti, con una radice che abbiamo già incontrato in una vecchia puntata di questo podcast. Era dicembre 2019, pensate un po', letteralmente dello scorso decennio. Mi riferisco alla storia della parola Natale, che potete andarvi a recuperare se siete curiosi di sapere cosa c'entrino fra loro genetica, nazione, genitore e ovviamente Natale. Ecco, in quell'occasione abbiamo visto le vicende di una radice indoeuropea, gene, dal significato di generare. Vi avevo segnalato che bizzarramente esiste un'altra radice identica nella forma, ma dal significato diverso. Un'altra gene su cui i linguisti si sono fatti un bel po' di domande. Si tratta di un'unica radice con due esiti diversi? O di due radici differenti che per qualche strano motivo sono diventate foneticamente uguali? Noi siamo avventurieri, lo sapete, ma siamo molto cauti quando si tratta di fare affermazioni senza fondamento critico. Quindi rileviamo serenamente la questione dell'uguaglianza fonetica e non ci buttiamo in astruse congetture. Piuttosto, che possiamo dire di questa seconda nuova radice gene? Intanto possiamo ricostruirla a partire da un po' di termini storicamente attestati che provengono dalle lingue indoeuropee. In sanscrito abbiamo jna, in persiano antico shnasati, in russo snat, in greco gignoskein, in irlandese antico gnat e in germanico kunianan. Tutte queste parole ruotano intorno al significato di sapere, conoscere. E in questa vicenda è particolarmente interessante vedere cosa è successo all'inglese. Da quel germanico kunianan sono derivati due verbi super utilizzati, due fra i primi che si imparano quando ci si approccia alla lingua. Da un lato to know, conoscere, appunto, e dall'altro il verbo can,
in inglese antico, nella forma kunnan, voleva dire sapere, e poi pian piano si è trasformato nel verbo modale kan che conosciamo noi, che significa potere, saper fare, essere in grado di fare qualcosa. E quindi ruota sempre un po' intorno all'area semantica della conoscenza. Ovviamente, per arrivare a narrazione, dobbiamo passare attraverso il latino. Dalla nostra radice gene deriva una forma latina antica ricostruita dai linguisti, cioè gnosco oppure gnosco, che si conserva in questa forma in molti termini che vedremo, ma in prima battuta ha come esito il verbo nosco. Nosco vuol dire imparare, apprendere, ma ha una particolarità che forse quelli che hanno studiato latino ricorderanno. Da nosco, infatti, deriva uno di quei verbi definiti difettivi, ossia un verbo mancante di alcune voci nella sua coniugazione. Si tratta di novi, il perfetto di nosco, ossia il corrispettivo a grandi linee del nostro passato. Qual è la cosa interessante? Che novi, nonostante nella forma sia un passato, assume il valore di un presente, ma con un leggero slittamento di significato. Si può tradurre infatti come sapere. E se ci pensate dietro c'è una logica. Se nosco vuol dire imparo, novi letteralmente potrebbe essere tradotto come ho imparato. E quindi, se ho già imparato, conosco. Nosco ha anche un participio passato molto fecondo, ossia notum, da cui derivano un bel po' di parole. Intanto l'aggettivo notus, cioè noto, conosciuto, rinomato, già sentito. Poi il suo contrario, ossia ignotus, ignoto, cioè sconosciuto, che deriva direttamente, come è evidente, dalla forma antica gnosco. Sempre da queste parti abbiamo il sostantivo notizia, che però per i latini non significava la stessa cosa che in italiano, ma piuttosto in generale la cognizione di qualcosa, la familiarità con un concetto, la sua notorietà. Questa sfumatura resta ancora in alcuni linguaggi tecnici, come quello giuridico, dove la notizia criminis indica l'informazione ricevuta dal PM di un possibile reato. Il nostro significato più giornalistico, ossia quello di fatto divulgato pubblicamente, per i latini era invece il nuntius. Altro termine che giunge direttamente da nosco è nozione, esito italiano di nozio. Indica genericamente la conoscenza di qualcosa e nel corso del tempo ha assunto diverse accezioni. Esistono le nozioni fondamentali di una materia, che indicano la conoscenza di base della stessa. Ma nozione ha anche una connotazione negativa, indicando un insieme di informazioni frammentarie e superficiali, non collegate fra loro e spesso imparate a memoria. Sempre dalla forma antica di nosco, cioè gnosco, provengono anche parole di larga fortuna in italiano. Cognosco, da cui conosco, e cognizio, da cui cognizione, a cui si aggiungono riconoscere e ricognizione. Come sempre abbiamo anche le versioni negative di questi termini. In particolare in italiano si è diffuso, a partire dal participio passato latino incognitus, l'aggettivo incognito, cioè non conosciuto, irriconoscibile, mascherato. È particolarmente utilizzato in espressioni come in incognito, cioè senza farsi riconoscere, e nel lessico della matematica, dove l'incognita è la grandezza di un problema che non è nota e che deve essere scoperta. In latino c'è anche un altro composto di nosco, cioè agnosco, che vuol dire riconoscere, dove quell'ad del prefisso indica l'andare incontro e quindi venire a conoscenza di qualcosa avvicinandovisi. In italiano non ci sono esiti di uso comune, ma nel lessico della drammaturgia e della narratologia è rimasto il sostantivo agnizione, cioè riconoscimento. È un topos, quel preciso momento di una storia in cui si scopre chi è davvero un personaggio, magari il figlio perduto di un re o di un dio. E questo riconoscimento funge da punto di svolta a sorpresa, che conduce direttamente alla fine della narrazione. Casi famosi? La vicenda di Edipo o il conte di Montecristo, ma anche la scena finale dell'Impero colpisce ancora, il quinto capitolo della saga di Star Wars. Sempre da nosco deriva un altro termine super famoso, ossia nobilis,
e il suo derivato nobilitas, quindi nobile e nobiltà. Il collegamento è facilissimo. Una cosa nobile è una cosa degna di essere conosciuta e quindi è sia famosa che onorevole. Se ci pensate, infatti, la nobiltà ha proprio queste due caratteristiche. Da un lato, l'essere sulla bocca di tutti, il costituire una fascia della popolazione esclusiva e in vista. Dall'altro, l'essere avvertita come più importante, migliore. Da qui in poi, però, il significato di questo termine cambia a seconda dei contesti in cui è inserito. In alcuni casi la nobiltà è ereditaria, in altri viene concessa per merito, in altri ancora viene guadagnata sul campo, in altri ancora si autoproclama. Anzi, potremmo quasi dire che tutta la storia politica fino al termine della modernità non sia altro che un continuo riciclo di nobiltà. Ogni generazione rivendica il fatto che la vera nobiltà è quella d'animo, almeno da Aristotele in poi, ma gira che ti rigira, abbattuti i vecchi nobili, se ne inventano di nuovi. Dai patrizi, ai gentili, ai cavalieri, ai signori. Chi prende il potere si dichiara nobile e amen. Quello che è chiaro è che per gli antichi romani, nobilis sottolineava all'inizio l'aspetto della fama, della nomea, mentre invece gentilis metteva l'accento sul prestigio delle origini. Ma poi i due aspetti sono andati a confluire l'uno nell'altro. Ed esiste anche il contrario di nobilis, ossia ignobilis, per cui vale al rovescio tutto il discorso fatto prima. Ignobile sta in prima battuta per sconosciuto, poi per umile di nascita, infine per volgare, spregevole, deprecabile. Conoscenza e aristocrazia, va bene. Ma la narrazione? Certo, abbiamo incontrato l'agnizione, che in qualche modo ha a che fare con le storie, ma per arrivare alla nostra parolina magica ci serve ancora fare un passaggio. Abbiamo visto come si dice venire a conoscenza e come sono indicate le persone conosciute. Ma come si indica in latino il conoscitore, colui o colei che conosce? L'aggettivo, che arriva sempre dalla nostra radice gene, è gnarus. Una parola gnara è una persona conscia, che è al corrente di qualcosa. E dunque, ormai avrete capito il giochino, esiste anche la persona ignara, cioè inesperta, che non sa. Ignarus ha anche un verbo associato, ignoro. Per noi ignorare, che ha fatto la fortuna dei sapientoni pronti a bacchettare il prossimo perché è anche alla base di ignoranza e ignorante. Però ignorare ha anche un'altra sfumatura per noi. Non è solo il non conoscere qualcosa, ma è anche il far finta che non esista, deliberatamente e consciamente. E la nostra narrazione? Ci siamo finalmente arrivati. Alla base c'è il verbo latino narrare, che ha origine proprio dal nostro gnarus. Da questo aggettivo è stato probabilmente ricavato, in una prima fase, un verbo che doveva suonare qualcosa come gnarare, che poi è diventato narrare. Questa derivazione, direbbero i linguisti, ha un valore causativo. Il verbo indica, cioè, la causa che porta alla parola iniziale. Se gnarus vuol dire conscio, conoscitore, narrare è l'operazione che porta a questo. Quindi, etimologicamente, vuol dire mettere al corrente, far conoscere come sono andate le cose. E dunque, narrare, banalissimamente, vuol dire raccontare. E ci voleva una puntata del podcast per scoprirlo? Probabilmente no, ma ormai lo sapete, verba manent è come il Sacro Graal. Il vero tesoro non è alla fine del viaggio, ma è il viaggio stesso. Vabbè, questa potevo risparmiarmela, ma bando alle ciance che abbiamo ancora qualcosa da dire. Da narrare derivano infatti un sacco di termini, perché in italiano abbiamo eletto questa parola a termine tecnico per indicare l'atto di presentare una storia. Al contrario di raccontare, che invece ha assunto il valore di termine quotidiano per indicare la stessa cosa. Intanto c'è la narrazione, cioè l'atto del raccontare o il racconto stesso. Poi c'è il narratore, vale a dire la voce che presenta o commenta la storia. Poi c'è la struttura narrativa, ossia l'architettura che assume un determinato racconto. La narratologia, che studia proprio queste strutture.
La narrativa, cioè quella forma letteraria che si oppone a poesia e saggistica, e un sacco di altri termini tecnici che stanno più o meno da queste parti. Come sempre, è facile notare che i termini dotti, recuperati direttamente dal latino e relegati alla sfera dei saperi esclusivi, si mantengono più o meno intatti, perché di fatto non li usa quasi nessuno, mentre le parole di uso comune, come raccontare, avrebbero un sacco di cose da dirci. A proposito, prima o poi ci facciamo una bella puntata su. Aristocrazia, sapienza, rivelazioni drammaturgiche, tutto per scoprire che in fondo narrare vuol dire rendere qualcuno edotto di qualcosa. E vabbè, ve l'ho detto, qui quello che conta non è stupirci di aver imparato o rivelato chissà che, ma è allenarci a collegare idee e fatti del mondo fra loro, a partire da una cosa su cui non sempre siamo portati a riflettere, cioè la nostra lingua. Ancora una piccola cosa però. Alcuni linguisti sostengono che a nosco e al suo participio passato notum siano collegati anche il verbo noto e il sostantivo nota. Dunque i derivati italiani annotare, notaio, notifica, prenotare, notevole e soprattutto i mille significati di nota, da quello musicale a quello della nota sul registro. Il collegamento starebbe nel fatto che prendere nota di qualcosa, in fondo, non vuol dire altro che mettere nero su bianco una conoscenza, magari per trasmetterla o ricordarsela. Il collegamento semantico, però, non convince tutti. E soprattutto ci sono anche questioni fonetiche che non tornano, faccende di accenti brevi e lunghi, insomma. Fatto sta che si tratta solo di un'ipotesi, quindi siete avvisati. Stavolta abbiamo davvero finito. Grazie a tutti e a tutti voi che continuate a sostenermi, grazie ad Anacleto che indefessamente monta le mie puntate che gli spedisco all'ultimo minuto, e grazie alla mamma che dopo aver ascoltato la scorsa puntata mi ha inviato un meraviglioso pacco da giù. Se non sapete a cosa mi sto riferendo, andate a recuperare la puntata. A presto, le parole sono tante e il dizionario è ancora bello spesso. Storia del coraggio di un coniglio che non scappa ma affronta il suo incubo peggior.